In Lombardia si parla di riforma del sistema sanitario. Com'è partita la discussione? Incredibilmente la maggioranza, PDL e Lega, stanno facendo proposte diverse tra di loro, anche confuse. Sono partiti dalla riorganizzazione dei confini delle aziende sanitarie e le aziende ospedaliere. Noi pensiamo che bisogna partire dal risolvere i problemi dei cittadini lombardi nella cura della loro salute. Quali sono quindi le proposte del PD per la sanità lombarda? Intanto c'è il tema importante del rapporto tra pubblico e privato. In questa regione in 20 anni l'apporto del privato è aumentato. Noi crediamo che il privato sia una delle due gambe della sanità. Pubblico e privato devono lavorare insieme, però le regole devono essere uguali per entrambi i sistemi. E poi c'è il tema dei controlli. Abbiamo tutti in mente i grandi scandali della sanità lombarda di questi anni. La regione Lombardia fa il 10% di controlli rispetto ai soldi che eroga. Bisogna passare a più controlli, ma soprattutto a controlli di appropriatezza, cioè verificare se le cure vengono date alle persone nel momento giusto, nel luogo giusto, per il bisogno che esse hanno. Più equità. Metà dei lombardi che paga il ticket, che non sono esenti perché hanno patologie particolari, paga il ticket indipendentemente dal reddito. Noi diciamo ticket gratis sotto i 30.000 euro di reddito e ticket graduali rispetto al reddito per coloro che hanno più di 30.000 euro di reddito all'anno. E poi c'è il sistema delle nomine, no? È incredibile come la politica oggi, la giunta regionale lombarda, faccia nomine con un manuale che è ipercencelli, per cui addirittura si è pensato che i direttori generali devono essere in quota parte precisa, PDL e Lega, secondo il risultato delle elezioni. Questa è una cosa aberrante. La competenza deve essere il criterio delle scelte. Noi diciamo fuori la politica dalle nomine in sanità. Pensiamo a una commissione di tecnici, pensiamo delle audizioni pubbliche di coloro che si candidano a fare direttori generali, che devono avere un'esperienza provata e non devono essere solo amici degli amici. Su ASL e aziende ospedaliere, rispetto alle proposte diverse di Lega e PDL, qual è la visione del PD? Non dobbiamo partire dai numeri e non dobbiamo partire da mere logiche spartitorie. A noi interessa, e torniamo a proporlo, pensare a una nuova funzione delle ASL che tornino a produrre servizi sul territorio. Pensiamo soprattutto a alcuni servizi che in questi anni sono stati in particolare sofferenza, ai servizi per le dipendenze, ai servizi per la psichiatria, ai consultori. Una gestione più vicina ai bisogni dei territori e più governata insieme alle amministrazioni locali e ai comuni sicuramente risponde alle effettive necessità di intervento sanitario e sociale. Stessa cosa vale per le aziende, la riorganizzazione delle aziende ospedaliere. Ci convince un modello per cui insieme si possano individuare territorio per territorio dei presidi ospedalieri che svolgano alte funzioni, alte specialità e poi ripensare ad una rete di presidi ospedalieri diffusi che possano venire incontro ai bisogni delle medie specialità e soprattutto che possano rispondere a un bisogno emergente che è quello della cronicità. La sanità formigoniana è diventata purtroppo famosa anche per gli scandali. Il PD propone ad esempio di eliminare la legge Dacco. Cosa significa? Significa mettere mano in maniera radicale al sistema di finanziamento particolareggiato che c'è stato nei confronti di alcune realtà del privato accreditato. Rivedere completamente le modalità di finanziamento di queste strutture, inserendo dei tetti di spesa condivisi e conosciuti, pubblicamente condivisi e conosciuti, e rivedere la quantità delle modalità di finanziamento che oggi sono troppe, dispersive e facilitano quel sistema che abbiamo conosciuto in questi anni e che soprattutto ha conosciuto la magistratura.